Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti a tutti i ragazzi e tutti i signori che rappresentano la stampa, sia dei siti, sia la stampa, sia quotidiano, gazzetta e tutti gli altri, tutti gli altri che rappresentano la stampa cittadina. Abbiamo ritenuto di organizzare questa conferenza stampa per la festa dello sport che sarà organizzata l'8 giugno nella zona, l'area 20 del Palazzetto dello Sport di Via Giannone, perché abbiamo organizzato una giornata particolarissima. Intanto festeggiamo insieme al CONI i 100 anni della storia del CONI, e già questo è un evento importante. Insieme al CONI abbiamo avuto il patrocinio dell'Università del Salento, e anche questa non è una cosa usuale, quindi devo anche ringraziare l'Università del Salento per questo patrocinio, per la presenza fattiva che quel giorno avverrà con l'incontro che avremo con il rettore dell'università. Abbiamo organizzato una cosa particolarissima. Io negli anni ho organizzato altre feste dello sport, ma non a questo livello. Intanto ci sono 39 associazioni sportive del territorio che hanno aderito per questa giornata, per questa fantastica giornata, eccezionale giornata dello sport. Abbiamo deciso intanto di organizzare questa giornata dello sport intorno al palazzetto, perché il palazzetto stesso è il luogo importante che abbiamo andato, dove si svolgono diversi sport. Quindi tutta quell'area diventerà un villaggio dello sport, e quindi sarà messo a disposizione della cittadinanza, dove si esibiranno tutti gli sport, ripeto, tutti gli sport che lavorano nella nostra città. Devo dire che, vista l'importanza, ho avuto richieste di adesione anche dai paesi vicini, che ovviamente ho ringraziato per l'interessamento, ma era il momento di mettere in evidenza tutti quelli che lavorano nella nostra città. Una cosa importante che volevo anche dire: quando si parla di sport, spesso e volentieri si parla anche di solidarietà, perché gli sportivi sono sicuramente le persone più attente a questi risvolti sociali. Quindi aderiranno anche a questa giornata tutte le associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio. Quindi ci saranno degli stand dove ovviamente faranno azioni di sensibilizzazione verso tutte le persone che verranno a partecipare in quella giornata. Quindi un'altra cosa importante, poi alla fine ringrazierò la Consulta dello Sport, perché grazie a questa consulta non ho lavorato da solo, cioè ho avuto una grossa mano da parte di tutti i componenti, dal presidente fino all'ultimo dei consiglieri, per l'organizzazione di questa bellissima manifestazione. Grazie a questa idea, una delle cose importanti che avverranno a fine serata sarà la sottoscrizione di un contratto etico-sportivo da parte delle associazioni sportive. Quindi abbiamo pensato di stampare su una pergamena, che verrà donata a tutte le associazioni che stanno partecipando a questo evento, e quindi sarà un atto concreto di sensibilizzazione verso lo sport, sia ai maestri responsabili delle associazioni sportive, e soprattutto agli allievi che vi partecipano. Ho detto in maniera semplice tutte queste cose che avverranno. Lo dico con soddisfazione, non è stato facile, stiamo lavorando veramente a correre, soprattutto col presidente che ho qui a fianco, con Sandra, ma anche con tutti gli altri, per organizzare al meglio questo eccezionale evento. Ovviamente devo ringraziare tutte le associazioni, perché grazie al loro contributo, grazie alla loro partecipazione avverrà questo evento. La dislocazione, magari poi passerò, io sto facendo così una presentazione generale tutto quello che sarà l'evento. Per pubblicizzare abbiamo fatto un pieghevole che sta già in distribuzione, che pubblicizza l'evento, ma addirittura in maniera meticolosa vengono descritti sia tutte le associazioni che partecipano, ma anche gli orari in cui avverrà.
Sì, grazie all'assessore Maglio, grazie soprattutto a tutti coloro i quali hanno raccolto questa sfida. Porto anche i saluti del delegato provinciale del CONI, Antonio Pascali, che doveva essere qui con noi, ma per un impegno è stato trattenuto a Lecce. Avrebbe sicuramente manifestato quello che è stato il suo pensiero nel corso di questi giorni, quando noi gli abbiamo comunicato che, insomma, Nardò finalmente ritorna al centro delle politiche sportive del CONI a livello provinciale e diventa un punto di riferimento anche dal punto di vista morale, perché ritengo che nella zona, adesso rischio anche di dire qualcosa di impreciso, ma mi prendo la responsabilità, penso che non ci siano stati altre città che hanno fatto sottoscrivere alle associazioni operanti sul territorio un contratto di tipo sportivo. Questo è un vero e proprio contratto, nel senso che il legale rappresentante della società andrà a sottoscrivere un impegno solenne davanti a tutti, che verrà vergato il proprio pugno sul palco della manifestazione, affinché nella struttura, nell'associazione, nella palestra, nel proprio sodalizio sportivo, lo sport venga praticato secondo i principi cardine che regolano appunto lo sport come strumento di crescita sociale e civile. Un impegno a non utilizzare sostanze dopanti, un impegno al rispetto dell'avversario, un impegno al rispetto delle regole del gioco, un impegno che si assumono non solo gli atleti, ma si assumono anche e soprattutto gli istruttori che sono quelli che formano gli atleti. Formando gli atleti formano anche, in un certo senso, anche la società in divenire e anche i dirigenti. Ma la cosa che forse è anche importante sottolineare è che, come parte di questo contratto, vi è anche un solenne richiamo anche all'atteggiamento delle famiglie nei confronti non solo dei propri figli, ma anche e soprattutto nei confronti dell'atteggiamento nei confronti dei figli che fanno sport. Quindi un rispetto anche da parte delle famiglie affinché la pratica dello sport del figlio, sia di ciascun figlio, sia fatta secondo questi criteri. Io ritengo che questo sia un elemento dirompente nel mondo di uno sport che, ahimè, purtroppo, certe volte dà degli esempi positivi, spesso dà degli esempi positivi, però ahimè, purtroppo ne dà anche di negativi. La manifestazione, però devo correggere un po' l'assessore, perché non inizia alle 17, ma inizia venerdì, cioè domani, nel senso che nell'ambito delle manifestazioni previste per i 100 anni del CONI, come apertura di questa manifestazione abbiamo organizzato con gli amici della Consulta dello Sport, che io ringrazio perché ovviamente io rappresento loro, ma senza di loro non si fa squadra e non si raggiungono gli obiettivi, un convegno di alto spessore scientifico e informativo, perché si tratteranno degli argomenti molto cari e soprattutto fondamentali per chi fa sport, cioè il tutto verterà nell'ambito della nutrizionistica, della pedagogia e della psicologia dello sport. Sono argomenti di attualità, spesso e volentieri ci si cimenta in attività sportive, non parlo di quelle fatte sotto la guida di un istruttore, ma io parlo anche di quella fatta a livello amatoriale in proprio, e spesso e volentieri mancano quegli elementi, quelle conoscenze di base per poter eventualmente esercitare lo sport nella migliore maniera possibile, anche per il raggiungimento di un obiettivo, anche in sede amatoriale. Se uno vuole fare 10 km o vuole fare un'ora di corsa, deve anche sapere mentalmente come affrontarlo. Noi abbiamo invitato tre illustri relatori che sono consulenti del CONI, e sono la dottoressa Maggi, la dottoressa Tondi e il dottor Caiulo, che relazioneranno ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. Il dottor Caiulo in particolare è un mental trainer, quindi diciamo argomenti specifici attinenti all'attività sportiva. Volevo anche dire che ci auguriamo veramente tanta partecipazione anche a questo convegno. Vi prego di dare la massima divulgazione possibile proprio per l'alto spessore scientifico e conoscitivo che comunque questo convegno darà. E volevo aggiungere che
La manifestazione di domenica, in particolare alle 17:24, è vero, sì, è organizzata dalla Consulta, dall'assessorato allo sport, il patrocinio dell'Università del Salento e del CONI, ma senza l'adesione di tante associazioni, 39 associazioni, veramente un record. Io penso che una manifestazione così partecipata non c'è mai stata, e sinceramente anche noi siamo rimasti sorpresi dall'entusiasmo con il quale tutti gli operatori sportivi della nostra città, e ha fatto bene l'assessore a specificare Nardò, perché tante sollecitazioni le abbiamo avute da fuori della nostra città, cioè molti volevano partecipare a mettere in vetrina professionalità che non sono patrimonio della nostra città, invece noi abbiamo voluto mettere in vetrina le nostre risorse sportive, facendo qualcosa di, penso, anche utile per loro. Ma volevo dire che la partecipazione di questa associazione non è fine a se stesso, non è solo una vetrina, perché noi contiamo, ed è questo che vorrei che fosse messo in evidenza, bello in grassetto e sottolineato, il fatto che a questa giornata si partecipa in tuta e in scarpe da tennis, in scarpe da ginghi, insomma, perché coloro i quali verranno a visitare questo villaggio dello sport si potranno cimentare ciascuno nelle discipline che sono esercitate, cioè idealmente chi viene a visitare questo villaggio potrà, incontrando il maestro quotidiano, fare del Krav Maga, incontrando Sandra Bucarella fare pallavolo, anche con Sandra Torchia, e comunque via via tutti gli altri, Maria Rizzello, no? Se non sbaglio, ecco, accennare a qualche passo di danza, o comunque appassionarsi alle discipline che magari non sono state mai praticate. Ci saranno praticamente tutte le discipline, equitazione, addirittura avremo un parco orale, all'interno del parco orale un'area dedicata all'equitazione, anche i ragazzini che vorranno per esempio fare un giro a cavallo per provare per la prima volta l'ebbrezza di un giro a cavallo, le arti marziali, il fitness, zumba, scherma, pattinaggio, freestyle, basket, mini basket, volley, mini volley, addirittura il soft air che ne abbiamo due associazioni. Volevo finire con una frase che spesso nello sport si dice, no? L'importante è partecipare. Ecco, volevo esortare tutti, partecipate, volevo esortare chi vedrà il video, tutti in tuta, tutti, io per primo però col kimono, quindi parteciperò da sportivo magari in fascia protestazione, quindi l'importante è partecipare, perché hai fatto bene a dire le cose, in un frangente hai detto le cose importanti, lo sport è vita, lo sport è divertimento, lo sport è disciplina, e soprattutto equilibrio mentale, quindi io esorto tutti a fare sport, perché per me lo sport è stata una palestra di vita che ha cambiato totalmente il mio modo di vedere le cose e mi ha dato veramente una grande forza interiore. Probabilmente avrò avuto un maestro bravo che è stato bravo di insegnarmi questi valori, e quindi io esorto tutti, quando parlo di sport con i vari maestri, con i vari responsabili di qualsiasi tipo di sport, la guida è la cosa più importante, perché diventiamo esempi da seguire, i maestri o i responsabili di qualsiasi attività sportiva per i bambini sono forse più importanti anche dei genitori. Però scusami se poi ti interrompo un attimo per dire questo, che mi sembra un aspetto fondamentale. Lo sport scende in piazza, cioè un esercito di sportivi, saranno migliaia, scenderanno in piazza, e